Ho dedicato questo podcast a me stessa e a tutti coloro esseri acquatici che sopravvivono grazie all'elemento acqua. Siamo in effetti esseri acquatici perché il nostro corpo è composto da circa il 70% d'acqua, i muscoli sono composti da circa il 75% di acqua, le cellule cerebrali sono composte da circa l'85% di acqua. Il sangue è composto da circa l'82% d'acqua, le ossa sono costituite da circa il 25% di acqua. L'acqua tra tutti è l'elemento più fondamentale. L'acqua è il nutriente più importante per il corpo in quanto è coinvolta in ogni sua funzione. Si può vivere da 5 a 7 settimane senza cibo, ma un adulto medio non può sopravvivere per più di 5 giorni senza acqua. Il dottor Colbert racconta: vivendo in Florida, ho passato diversi periodi di siccità durante i quali il governo locale, data la scarsità delle piogge, ha dovuto razionare il consumo dell'acqua permettendo di innaffiare i prati solo in determinati giorni della settimana e durante ore specifiche. Quando il corpo è disidratato, fa una cosa simile. Inizia a razionare l'acqua. Alcune persone però innaffiano le piante più di quanto non idratino il corpo. Sei prezioso. Devi prenderti cura di te stesso e idratare il corpo in maniera appropriata. Il corpo perde circa 2 litri d'acqua al giorno mediante la perspirazione, l'urinazione e l'espirazione. Molti non bevono mai acqua, alcuni non ne gradiscono il sapore, mentre forse ad altri non è mai stato insegnato quanto sia importante berla. Forse sono cresciuti a base di succhi di frutta, bibite, latte. Tutto tranne che acqua. Di conseguenza, molti trascorrono la giornata passando da una bibita a base di caffeina o zucchero a un'altra. Iniziano fin dalla mattina energizzandosi con un caffè, a metà mattinata bevono una bibita per un'altra botta di energia, poi a pranzo prendono un tè freddo pieno di zucchero e teina. Nel pomeriggio consumano un'altra bibita a base di caffeina o un succo a base di frutta al 10%. Non sanno però che tutta quella caffeina e lo zucchero stanno derubando il corpo di acqua, facendo più male che bene. Nella mia professione, dice Don Colbert, vedo continuamente persone i cui corpi sono assetati d'acqua pura e naturale. Trascurano il pilastro principale della salute, facendo pagare al corpo e alla mente un prezzo terribile. Spesso arrivano da me soffrendo di cefalee, dorsalgie, artrite, problemi alla pelle, problemi di digestione e altri disturbi. Il più delle volte sono stati da altri dottori, i quali hanno prescritto farmaci che non risolvevano il problema, ma facevano solamente scomparire i sintomi. Una situazione del genere è simile alla spia rossa che lampeggia sul cruscotto, avvisandoti di controllare il motore. Se invece di portare l'auto dal meccanico, decidi semplicemente di rimuovere il fusibile per non vedere la spia di avvertimento, prima o poi rovinerai il motore. Molti fanno la stessa cosa quando assumono farmaci, invece di badare alla spia di avvertimento del corpo riguardo al fatto che sono disidratati e hanno bisogno di un'adeguata assunzione di acqua pura. Molti non si rendono conto di vivere in uno stato di lieve disidratazione con conseguenti sintomi fastidiosi. Spesso dico ai pazienti che quando soffrono di mal di testa non hanno una deficienza di Tylenol, quando hanno dolori alle articolazioni non hanno una deficienza di Advil, quando hanno bruciore di stomaco non hanno una deficienza di Pepcid e se sono depressi non hanno una deficienza di Prozac. In ognuno di questi casi spesso il corpo sta chiedendo a gran voce dell'acqua. Mary e io abbiamo perso il conto delle persone che ci dicono durante i seminari: avevo questo o quell'altro problema, ma ho seguito il vostro consiglio. Ho iniziato a bere acqua ed è passato tutto. Le persone tendono a perdere il peso in eccesso, i problemi di artrite spariscono e la pressione alta inizia a normalizzarsi. Curo ogni paziente prima di tutto con l'acqua. La maggior parte dei pazienti migliora semplicemente bevendo tanta acqua quanto ne richiede il corpo. Bere la corretta quantità del giusto tipo d'acqua è l'elemento chiave per migliorare la propria salute più di qualunque altra cosa. Il corpo di un maschio adulto contiene in media dal 62 al 65% di acqua rispetto al 51-55% di una donna. Il corpo degli uomini contiene più acqua perché in genere questi hanno una maggiore massa muscolare, mentre le donne presentano una maggiore percentuale di grasso corporeo.
Spunti di riflessione. L'acqua è il nutriente più importante per il corpo ed è considerata una cura miracolosa per molti problemi di salute. È coinvolta in ogni funzione del corpo, il quale perde circa 2 litri d'acqua al giorno tramite la perspirazione, l'urinazione e l'espirazione. Se aspetti di avere sete prima di bere acqua, è molto probabile che tu sia già disidratato. In pratica, invece di bere una bibita o del tè, bevi acqua pura e naturale. Grazie.